Salve a tutti ragazzi e bentornati su Good su Server 2. Eccoci qui per la prima volta su Undertale. Non l'ho mai aperto. Mai. Questa è la prima volta. Ho visto l'intro che vi stringherò, vi riassumerò per farvi capire qual è la storia. La storia è che un tempo c'erano mostri umani che si davano battaglia. Sono rimasti solo gli umani che hanno rinchiuso i mostri nel sottosuolo. Ma poi nel 201X, che potrebbe essere anche 2016 volendo, che cosa è successo? Che una bambina, mi pare di capire, sia caduta dalla montagna e si sia trovata ai piedi di una grotta, quindi all'ingresso di una grotta, e credo che quella sia la grotta per trovare i mostri. Quindi ZX conferma, Shift annulla, menu in game, control. F4 schermo intero, ok, mettiamo schermo intero allora. Esc, premi esci, perdi quando finisci IPS. Basta, bene. Dai un nome all'umano caduto, quindi non è detto che sia una bambina, mi sembrava. La chiamiamo Red, finito. Questo è il nome corretto? Sì. Rosso. È una bambina, Redezza la dovrei chiamare. Ok, pensavo dormisse e niente, camminiamo e queste saranno sicuramente le porte degli inferi. C'è un fiorellino. Ciao, ovviamente l'ho messo in italiano. Sono Flowey e ringrazio la community di traduttori che si occupa di queste cose. Spaghetti Italia qualcosa, credo. Spaghetti traduzioni. Flowey, il fiorellino. È la tua prima volta nel sottosuolo? Non è vero? Sì che è vero. Wow, ti vedo molto confuso. Quindi sono un bambino. Qualcuno ti dovrà insegnare come vanno quelle cose qui. Nessun problema. Ci pensa il piccolo Flowey. Pronti? Via. Vedi, quel cuore è la tua anima, il culmine della tua essenza. Ora tua anima è debole, ma può crescere aumentando il livello. Per cosa sta il the love? Ah no, ok. Mi ha trollato. Vuoi anche tu un po' di amore, non è vero? Sì, è vero, voglio... non ti preoccupare. Ne dividerò un po' con te. Che bello, Flowey! Mi dà dell'amore! È condiviso tramite questi piccoli petali dell'amicizia. I petali dell'amicizia. Pronti? Via! Prendili quanti ne vuoi. Li voglio tutti! Ma bastardo, in questo mondo sei preda o predatore? Come potevo lasciarmi sfuggire un'occasione del genere? Ma... bastardo, quindi li devo evitare. No, 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 non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Questo mo chi è? Che mascalzone, a torturare un piccolo tanto innocente. Ah, non temere tesoro mio, io sono Toriel, custode delle rovine. Passo qui ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto giù. Tu sei il primo umano a venire dopo molto tempo. Mazza che voglia, cioè. Vieni, ti guiderò per le catacombe. Toriel, da questa parte. Flowey il bastardo si doveva chiamare, che fiorellino. L'ombra delle rovine ti sovrasta, riempiendoti di determinazione. PS ripristinati. Ah, questo è un salvataggio, bene. Sei il benvenuto nella tua nuova casa, tesoro mio. Questo qua fra un po' mi dice, stronzo maledetto, devi morire. Sentimi di istruirti sul funzionamento delle rovine. Le rovine sono piene di rompicapo, si tratta di antiche combinazioni fra passatempi e apriporta. Bisogna risolverli per procedere di stanza in stanza. Ti chiedo per favore di prenderci la mano. Per poter proseguire dovrai attivare diversi interruttori, non temere. Ho segnato quelli che devi premere. Bravo, Toriel, bravo. Questo devo premere. Per favore, premi questo interruttore. Ok, l'ho premuto, sono bravo. Premo questo interruttore. Splendido, sono bravo, sono fiero di te. Non è che ci vuole tanto. È un tutorial, quindi ti fotte poco. Se non muore nel sottosuolo, i mostri potrebbero aggredirti. Dovrai essere pronto, perché tu sei un mostro, perché non mi aggredisci? Questa è evenienza, ma non temere. È un processo semplice. Quando incontri un mostro, entrerai in una lotta. Durante una lotta intraprendi un discorso amichevole, tu guadagna tempo, verrò io a risolvere il conflitto. Allenati a parlare con questo manichino. Ma veramente? Ha incontrato il manichino. Lotta, lotta.
Vabbè, ah ok, vabbè, basta centrare. Ah, i manichini non servono a lottare. Sono per parlare, non vogliamo farli male a nessuno. Dico bene, ora andiamo. No, come no, non vogliamo... C'è un altro rompicapo in questa stanza. Chissà se saprei risolvere. Io so risolvere tutto, hai capito? Mi perculi, Toriel. Toriel. Agisci. Complimenti. La vita è difficile per questo nemico. Ah, quindi hai vinto. Ah, ok. Posso scegliere di attaccare oppure di far arrivare Toriel che risolve la cosa in maniera amichevole. Oh, che bello. Questo è il rompicapo, però. Vieni, dammi la mano. Questo ci porta sicuramente a mangiare. Ci vuole far mangiare. Ci vuole far ingrassare, secondo me. Ci vuole far crescere e poi ci mangia. Alla fine del gioco, secondo me, questo è il boss. Ci farà crescere. Io non ho visto niente del gioco, ovviamente. I rompicapi servono a bla bla bla. Te la sei cavata benissimo fino a qui. Tesoro mio. Ma no, mi fai agitare quando mi chiami tesoro mio. Una richiesta difficile da farti. Vorrei che tu attraversassi questa stanza senza di me. Scusami, da. Bastarda! Sono bravissimo a attraversare stanze. Rimarrò sul percorso. Non temere, non ti ho mai abbandonato. Ero solo nascosto dietro a questo pilastro. Sì, ma eri dall'altra parte della stanza, bastarda. Ti ringrazio per la fiducia. Tuttavia, questo esercizio ha scopo importante: verificare la tua indipendenza. Devo sbrigare alcune faccende e dovrei stare solo per un po'. Per favore, rimani qui. Esplorare da soli è pericoloso. Ho un'idea. Ti darò un telefono cellulare. Se ti serve qualcosa, chiama subito. Portati bene, d'accordo? D'accordo. Quindi devo rimanere qui e mi nasconderò. Non posso nascondermi. E quindi possiamo fare una scelta. Quindi possiamo rimanere qui tutto il tempo oppure andare di là. Mi sono rotto il pene a stare qua Nessuno rimane qua per più di tot tempo. Me ne vado in giro. Dream, pronto? Sono Toriel. Non hai lasciato la stanza, vero? Ci sono alcuni rompicapi dopo che devo ancora spiegarti. Sarebbe pericoloso provarli da solo. Portati bene, d'accordo? Clic. Far cliccare le foglie per gioco ti riempie di determinazione. PS ripristinati. Ok, 7 minuti e 26 di gioco. Cra 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 cra. Chiedo scusa, umano. Avrei un consiglio sulle lotte con i mostri. Se agisci in un certo modo o lotti fino ad averli quasi sconfitti, potrebbero non volerti più combattere. Se il mostro non vuole combattere, per piacere, abbi un po' di pietà, umano. Cra cra. Vabbè. Ghiribizzo si avvicina timidamente. Agisci. Ghiribizzo. Consola. A metà della tua prima parola, Ghiribizzo scoppia in lacrime e fugge via. Hai vinto. Hai ottenuto 0 PE e 0 oro. Vaffanculo, e a sto punto le ammazzo. Ah, trappola? Lo sapevo io. Ci siamo persi. Ghiribizzo. No, no, non voglio attaccarti, torno indietro. Agisci, Ghiribizzo, consola. No, ho sbagliato. Mi dispiace. Quando mi attacca mi dice mi dispiace. Agisci, Ghiribizzo, consola. Metà della tua prima parola, Ghiribizzo scoppia in lacrime e fugge via. Hai vinto, però non ho ottenuto oro. Non mi dispiace uccidere Ghiribizzo. Trin. Pronto, sono Toriel. Solo per sapere cosa preferisci. Cannello, caramelle. Cannella. Oh, capito, grazie mille. Trin. Oh, hai rotto il. Sono Toriel, non hai nulla contro il caramello, sì. So qual è la tua preferenza, ma non ti dispiacerebbe mangiare anche l'altro se ce l'avessi davanti. Va bene, ho capito. Grazie della pazienza. Comunque, clic. 3 massi su 4 consigliano di spingerli. Ok. Oh, che paghiribì. Cracra, agisci. Cracca, complimento. Cracra non ha cosa hai detto, ma si sente lusingato lo stesso. Arrossisce, cracra. Ah, ah, aiuto. No, sembra che cracra. Complimento. Cracra non ha capito cosa hai detto, ma si sente lusingato lo stesso. Arrossisce, cracra.
Dai, cracca rossi. Ah, ma sono difficili da evitare. Sembra che cracca. Dovrei leggere, lo so. E cracca. Osserva. La vita è difficile. Salto, salto. Quindi posso far durare all'infinito. Sembra che cracca sia riluttante a combattere. Pietà. Risparmio. Hai vinto. Ho ottenuto 2 oro però. Ah, quindi si può ottenere lo stesso. Quindi a un certo punto si stancano i nemici e puoi decidere se ammazzarli o meno. Oh, merda. Vaffanculo. E adesso? Per favore, non colpestare quelle foglie. Vabbè, scusami. Ma da vota. Gelatina ti ha bloccato la strada. Non ammazzerò. Squarch. Oh, ma è tosta gelatina. Gelatina. Imita. Sta immobile come gelatina. Ora ti sembra di comprendere un po' meglio il mondo. Suoni viscosi. E niente, quindi... Ok, ma è simpatico però, cioè il... corteggia. Andrà ai fianchi, gelatino ondula in risposta. Che discorso significativo. Suoni viscosi. Sì, ma... Cazzo, ma è difficile. Gelatina attende pensierosa. Agisci, gelatina. Senti, pietà, risparmi. Hai vinto. Basta, posso fare direttamente così. Allora. Ma è un try and error di... Aspetta. Le foglie sono per tappare i buchi, quindi devo fare così. Ok. Scusatemi, potevo arrivarci molto prima. Ho vinto. Ok, ragazzi, quindi devo fare così. Potevo arrivarci molto prima. Non sono più abituato a fare queste cose. No! Cazzo, sono arrivato all'ultimo. Se posso scappare dappertutto. Ehi, piano. Cosa ti fa pensare di potermi spingere? Me lo stai chiedendo di spostarmi? Va bene, solo per te. Bellezza. Vuoi che mi sposti ancora? Benissimo. E adesso? No. È la direzione sbagliata? Ok, credo di aver capito. Brava Pietro, brava. Vaffanculo. Volevi che ci restassi? Mi fa proprio sgobbare. Ok. Cioè, è senza senso comunque. Oh, c'è un fantasma. Sta dormendo. Finge di dormire, lo sposti con la forza? No. Perché dobbiamo parlarci. È ancora qua. Il sospetto continua a ripetere la lettera Z fingendo di dormire. Lo sposti con la forza? No. Devo sposare con la forza per forza? Sì. Ecco Nabs Block. Agisci. Nabs Block. Rallegra. Hai fatto un sorriso. Paziente a Nabs. Ma lui non se ne frega niente, mi vuole attaccare e piange. Ah, aiuto, porca troia, ma sei difficilissimo. Nabs sembra stare un pochino meglio. Corteggia. Sarei solo un peso. Non sono davvero in vena adesso, scusa. Pietà, risparmia. No, niente, non vuole... Ah, tosto, tosto. Pietà, risparmia. Niente, no, devo... Quanto sono spermatozoici, sto co... Minaccia. Dai un'occhiataccia... Avanti, fa pure. Oh no, sono morto. Ah, ma si muore così?
Non puoi ancora arrenderti, giusto? Red, non perdere la tua determinazione. Ma perché la determinazione? Vabbè, io ho giocato a Undertale. Sinceramente è un po' strano. Però è simpatico, devo dire la verità. Ti fa fare due risate, dai, è un gioco diverso dal solito. So che c'è una bella community dietro a Undertale. Spero che non mi rompano i coglioni. Ad ogni modo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Io non penso di continuarlo.